Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, alcune riflessioni sulla vicenda di Giuseppina Giuliano, l'operatrice scolastica che afferma di fare tutti i giorni la pendolare dalla Campania alla Lombardia perché è più conveniente prendere appunto ogni giorno il treno, un Frecciarossa, andare e tornare dalla Campania a Milano che affittarsi un monolocale, un bilocale, un letto a Milano. La scuola è la scuola Boccioni. Molti hanno sollevato dei dubbi su questa storia, i conti non tornano, il costo molto elevato di un abbonamento mensile, Campania, appunto, Lombardia e Frecciarossa, ci sono comunque delle opportunità di monolocali un po' in periferia, sarebbe conveniente comunque dormire a Milano che fare la pendolare, non gli rimarrebbero i soldi, ma loro lo fa solo per tenere il posto. No, in realtà si è messa in malattia, dietro c'è una storia inventata. Vedremo, vedremo. Certamente ci racconta molte cose questa storia. Beh, ci racconta innanzitutto che è difficilissimo ormai anche conoscere la verità dei fatti, perché tutto in rete, lo sapete, è rapido, le affermazioni, i post dei giornali che rilanciano la notizia per ottenere dei click, delle visualizzazioni, la notizia piace, no? Bidella fa la pendolare ogni giorno dalla Campania alla Lombardia perché è troppo cara la vita a Milano, perché costa troppo affittare una stanza a Milano. Tutti vanno, leggono, non vanno a capire poi se la notizia è realmente vera, si fidano, discutono, lanciano sentenze e ancora oggi, ripeto, si fatica a capire quello che capita veramente o che è capitato veramente. Però, dopo questa prima riflessione sulla difficoltà di soffermarsi su notizie, di valutarle, di commentarle in maniera ponderata, sulla velocità con tutto si consuma, tema che avevo già presentato per quanto riguarda la mamma finlandese, la notizia vera o falsa, tarocca, gonfiata da verificare, ci racconta però delle cose importanti ed è spunto di riflessione notevole. Beh, innanzitutto c'è da dire che c'è una questione salariale. I salari sono troppo bassi, lo so già che alcuni diranno, ma per quello che fanno i bidelli, ma allora aumentiamo le mansioni dei bidelli, aumentiamo, se è quello che pensiamo, vengono molte cose da fare, ma ci sono alcuni che non le fanno, aumentiamo i controlli per coloro che non le fanno, però poi una volta, no, controllato il lavoro, se non ci fidiamo, una volta aumentato magari le mansioni delle operatrici e operatori scolastici, aumentiamo i salari. Perché non si può vivere con questi salari così bassi. In Italia c'è un problema di salari, non mi stancherò mai di dirlo, sono bassissimi e in molti casi bisogna fare più lavori per arrivare a fine mese. E non sono dunque tutti, no, dei pelandroni che non vogliono lavorare. In Italia tanta gente lavora a salario basso. Secondo aspetto, terzo aspetto, come è presentata la notizia? Tra l'altro, è presentata come alla fine bisogna andare a lavorare, a darsi una mossa, non bisogna rimanere, no, lì a casa a poltrire. Dunque, prendi pure il treno, fai la pendolare, ma parti dal sud, te ne vai al nord e pedala. La notizia anche del rider che fa 50 minuti per portare una cena, no? Che sia Just Eat, che sia Uber, non so quale fosse il delivery scelto, ma 50 km in bicicletta per portare del cibo. Qua è l'idea. No, vedete, alla fine bisogna darsi una mossa, eh? La lavoro, dai a cercartelo, basta pigrizia, basta, no, aspettare che lo Stato ti aiuti, basta aspettare appunto un reddito di cittadinanza, un bonus, bisogna rimboccarsi le maniche, faticare, perché è troppo comodo altrimenti star lì a lamentarsi. La notizia è anche in questo modo. Ragazzi, i tempi sono questi, ragazze, le tempistiche sono queste, l'epoca in cui viviamo sono queste, datevi una mossa, il lavoro è brutto, sporco, cattivo, si fatica, ma questo vi tocca fare. Dunque, la narrazione anche che ti deve portare a dire: vabbè, mi carico sulle spalle il fardello dell'epoca, il fardello dello sfruttamento, il fardello del salario basso, però
È questo che passa al convento, devo accettare la storia come immutabile, il destino, no, che trovò giù tutto il mondo del lavoro va accettato, tanto tutto è immodificabile, i tempi sono questi, è un eterno presente da cui non usciremo di fatto mai, e dunque basta lamentarsi, rimboccarsi le maniche, accettare, accettare, poi magari ci saranno dei tempi migliori, ma questi tempi abbiamo, questi ci spettano e questi ce li teniamo. Ecco, no, l'altro aspetto, no, su cui a riflettere, come vengono presentate queste notizie. Terzo aspetto, quarto, non so dove sono arrivato, e riguarda anche questa questione nord e sud Italia. C'è un problema gigantesco di spostamento, anche c'è, cioè, una parte di persone del sud che devono spostarsi al nord. E uno dice: eh beh, uno va dove c'è il lavoro. Ma è vero che il capitale attira, o sono il capitale, in questo caso può essere lo Stato, vai dove c'è bisogno di lavorare, no? Dove il capitale dice di investire, tu ti sposti e vai, dove c'è la struttura, tu ti sposti e vai. Il problema grande è che ti sposti e vai dal sud Italia al nord Italia, con questi salari bassi non vivi, è chiaro, non vivi, non vivi, non vivi, soprattutto in certe città, perché c'è un problema del costo della vita. Costo della vita a Roma è altissimo, Bologna non parliamone, Bolzano, Trento, Milano, tanta parte della Lombardia, anche la mia Torino, il costo della vita sta aumentando. Poi ci sono le piazze come Milano, appunto, Bologna, Venezia, Firenze, dove la vita è carissima, e delle persone che lasciano delle terre dove la vita costa meno e vanno a lavorare al nord con quei tipi di salari bassi non riescono a vivere, al di là del fatto che sei costretto a stare lontano da casa, ma anche qui ormai è così, vuoi stare vicino a casa e quello che ben godi, e viene ormai dimenticata una questione importante: la felicità non appartiene mai alla discussione politica, vuol vivere bene, un benessere psicofisico non fa più parte del discorso politico. Il discorso politico è: accetta quel che c'è, stai zitto, pedala, questa è la realtà in cui vivi. Dunque viene meno nella narrazione giornalistica, nel dibattito politico, nella velocità dei social, viene meno un aspetto fondamentale. Esseri umani siamo, la storia è fatta degli esseri umani, i rapporti economici e sociali che costruiamo, li costruiamo noi esseri umani, li possiamo modificare, li possiamo cambiare, ma ricordatevi sempre che se venissero presentate le cose come mutabili o cambiabili, ci sarebbe paura, una paura da parte di coloro che da questo sistema traggono vantaggio, sarebbe una paura grande, il cambiamento spaventa, soprattutto quando poi a cambiare sono gli stati più bassi della popolazione. Per questo c'è più bassi socialmente, economicamente, appunto per reddito, perché qual è la narrazione ormai degli ultimi 2 anni, no? Che se sei povero è colpa tua, se sei povero è colpa tua, tutte queste storie vengono raccontate sempre da questo punto di vista, senza mai andare ad attaccare un aspetto centrale: salari, lavoro, dignità. Questo dovrebbe essere un programma di un governo, di una democrazia. Invece, no, ormai è un'utopia pensare di avere un salario dignitoso in questo paese.